Basketball. Tutto pronto dunque per l'avvio di questo match e la prima sfida, l'altra la ricordiamo, si giocherà il 25 aprile tra Terraquiglia Carpi con Tolo Junior Fasano, la squadra che ha vinto il campionato lo scorso anno. Noi tifiamo per voi, voi vincete per noi, insomma questo è il minimo che possono aspirare i tifosi del Romagna, la vera sorpresa di questa fase finale. Sì, diciamo il girone B è stato quello che ha mandato due squadre in semifinale, prima Romagna e Carpi, Fasano campione uscente e Bolzano, chiaramente una giustamente come ha detto Domenico, sono le quattro squadre, se sono in semifinali sulla carta sono state le più forti. È sicuramente la prima volta, l'avete sentito anche dal tecnico, da Domenico Tassinari, la prima volta in semifinale, una grandissima soddisfazione, ma ripartirà tutto da questa prima sfida, perché ricordiamo si gioca al meglio delle due partite, poi ci sarà un discorso legato al gol di scarto, la differenza reti. Per quanto riguarda invece la squadra di Alessandro Fusina, è la quinta volta che raggiungono la semifinale, la squadra da battere, l'hai ricordato tu, l'ha ricordato lui, a volte non è penalizzato un pochino essere poi la squadra, partire con questi favori del pronostico, anche se la squadra di Fusina è veramente di livello, no? Parti con una certa pressione, però dopo dopo succede che sono talmente abituati i giocatori a queste partite, anzi sono quelli più esperti tra virgolette che si esaltano, tipo Selim Paris, prima abbiamo sentito, da adesso in poi lui queste partite le sente in modo particolare. Tutto pronto dunque per questa sfida, con maglia bianco-nera la formazione del Romagna, rossa invece bianca quella del Bozen, sulla panchina del Romagna Domenico Tassinari e nel Bozen Alessandro Fusina, ex giocatore della nazionale, insomma grande giocatore, ora con un futuro veramente ormai da qualche anno come allenatore. Il primo pallone lo va a giocare proprio la formazione della Romagna, fa girare subito il pallone Vanoli, sede centrale, molto lento Fabrizio Tassinari, ci sono tanti Tassinari, tutti figli di Domenico, provano l'entrata, ancora Tassinari a piazzare quel pallone per Matteo Folli in orizzontale, palla sempre da Fabrizio Tassinari, cerca l'entrata, una buona difesa quella della formazione del Bozen, tiro da lontano subito e la rete del vantaggio di Matteo Folli, 1-0 per Romagna che parte decisa. Sì, Matteo Folli è il giocatore esperto della squadra, è trascinatore, è quello che ha detto anche i tempi all'Imola. Gaeta lo scambio con l'ala destra, dal lago, passaggio centrale verso a girare palla subito la formazione del Bolle, cerca di andare a ricostruire Turković adesso in posizione centrale. Sì, è partito in posizione centrale Turković perché Sporcic ancora non è al 100%, Fusina lo vuole reinserire con calma, già dalla partita precedente col Trieste ha giocato gli ultimi 20 minuti, gli darà ancora un po' di tempo per rimetterlo al 100%. Sarcevic va a tagliare il gioco verso Gaeta, il tiro di Gaeta, la palla se ne va fuori, sbaglia la prima azione in attacco, la formazione del Bozen, la formazione favorita, però parte subito in velocità invece il Romagna, lo scambio di Matteo Folli, ancora lui sul pallone, gli si fa in incontro, ancora Folli, torna invece in panchina Turković, non andare su quel pallone Ceroni, pivot della formazione del Romagna, scambio con Tassinari, Folli dall'altra parte, ancora Folli, una finta, prova l'entrata Folli, eccolo qui ancora a tagliare il gioco verso Rossi, ancora con Matteo Folli, palla che gran palla che va a perdere la sinistra Manoli, è stato bravo a vedere, anche se sotto fallo non riuscito a dare l'assist vincente, ancora con Gaeta che prova a far girare il pallone, andare in pressione, cioè, intanto c'è un fallo, palla dall'altra parte per Dallago lo scambio con Turković, ancora Turković sul pallone, lo scambio con Sarcevic, con invertite le posizioni tra centrale e alla sinistra, va a mettere dentro, gran parata, un grande pallone che da, ma c'è l'intervento di perfetto del portiere della formazione del Romagna, ancora cerca la velocità Folli, un'altra parte per Rossi, ancora un'entrata,
grande, grande rete, fantastica, gran rete, la grande rete da parte del Romagna con Rinaldo Cerroni che va a mettere in, guardate in che modo, no look. Una gran girata, è chiaro che Siripassi non se l'aspettava, ma nemmeno in Erebene che lo marcava, è stato molto molto bravo. Chiaro che dopo è andato a finire sotto al 7, buon per lui e per l'Imola. Grande partenza comunque, con grandissimo entusiasmo da parte del Romagna. Prova l'entrata Turković, dall'altra parte il tiro con Radovcic che si vede bloccare quel pallone. Il 2-0 per il Romagna che continua a pressare, continua a sbagliare invece la formazione del Bolzano. Tanto c'è un fallo su Fabrizio Tassinari, viene placcato, buttato giù, fallo netto. 2-0 per partenza da parte del Romagna. Tanto rimane a terra proprio Radomcic, giocatore della nazionale. A parte che eccolo là, c'era l'11 del Daniele Rossi che ha tagliato dentro l'area per andare a chiudere. Speriamo che non sia nulla di grave, il colpo l'ha preso Radomcic in quella entrata. Eh sì, poteva essere. Comunque speriamo nulla di grave. No, si rialza Radovcic, gli applausi sportivi da parte del pubblico del Romagna. Intanto arriva un giallo per il giocatore del Bolzano, sì, il mancino. Diciamo che anche i tifosi del Romagna sono abituati a vedere buon livello di pallamano, anche l'Imola è da tantissimi anni che in prima divisione, quindi anche molto molto sportivi nonostante molto caldi. Fa girare palla Folli per Fabrizio Tassinari, lo scambio veloce, ancora Folli sul pallone, prova a offrire quella palla, viene recuperata con il fallo con Dallago che stava provando a ripartire, ma c'è un fallo a favore della Romagna. Avanti 2-0 in 3 minuti e 54 giocati in questo momento di questa sfida, la prima semifinale, questa prima semifinale playoff, sì. Scudetto. Comunque diciamo è partito molto bene in Romagna, con grandissimo entusiasmo, come dicevamo non ha nulla da perdere, perché avete sentito Tassinari nel prepartita, ha detto che cercavano solo la salvezza, invece si trovano qui a fare la semifinale. Ma la palla fuori, Fabrizio Tassinari prova a ripartire il Bolzano, deve recuperare due reti in questo avvio, è Turković ad impostare con Starcevic vicino a lui, Turković di nuovo sulla palla, prova a farsi largo in Rebner al centro, il pivot della formazione di Alessandro Fusina, ancora palla, cerca di velocizzare il gioco con questo scambio veloce, Gaeta prova l'entrata dall'altra parte, proprio con Turković, il tiro alla rete da parte di Dallago, accorcia le distanze la formazione del Bolzano, 2-1. Subito la risposta, ma c'erano state già tante occasioni da parte del Bolzano in questo avvio di match molto intraprendente. Invece la squadra di Domenico Tassinari gira palla sempre su Fabrizio Tassinari, lui a portare quel pallone, si fa vedere Rossi, posizione centrale, lo scambio con Folli, un pochino arretrata questa palla, la viene scappata con Vanoli, ancora con Folli, c'è sempre Rossi col pallone, prova l'entrata ancora, no anzi non era Rossi ma era Fabrizio Tassinari, c'è un altro giallo che arriva a favore del numero 23 Turković. Mette tanta pressione comunque il Romagna in questo avvio di partita, ancora Folli con uno dei Tassinari, Fabrizio lo scambio di nuovo con Rossi, l'entrata, il 7 metri sicuramente c'è su quell'entrata di Rossi, l'opportunità addirittura di ritornare ancora una volta più dura, no? 7 metri perché difesa in area di Starcevic, c'era tutto su una buona iniziativa di Daniele Rossi, Folli Matteo, il tiro, no, la rete da parte di Matteo Folli, il 3-1, il più 2 a 6 minuti proprio in questo momento, allo scoccare dei 6 minuti giocati di questo primo tempo, ad impostare Turković con calma, con tranquillità, cercando gli spiragli migliori, lo scambio con Gaeta, di nuovo Turković è lui sul pallone, tanto lui un muro, lo scambio con Starcevic, il tiro ribattuto, c'è Gaeta che prova l'entrata, il fallo, c'è un fallo netto da parte della formazione della Romagna, arriva un cartellino, è stato precisamente Matteo Cavina a mettere a bloccare il giocatore che stava entrando. Eh sì, Cavina che torna è stato fermo 2-3 anni, un'ottima pedina soprattutto in difesa per Domenico Tassinari, grandissima intensità in difesa, solo così può chiaramente
bisogna vedere fino a quando è ancora Demis. Radonjić, grande rete, il 3-2, ha corso le distanze, si è ripreso dopo quell'intervento pesante, non era nulla di grave, lo dimostra con questo 3-2. Cambio di difesa da parte di Fusina, 5-1 con Demis Radovicic davanti. Scambia con Rossi da lontano, da quasi cioè al centrocampo, è Fabrizio Tassinari a rimpostare, ancora Matteo Folli. Proprio Radovicic va a rubare quel pallone, subisce il fallo, ovviamente Matteo Folli. Grande aggressività da parte di Radovicic in questa fase, va lui a prendere con il portatore di palla, in questo caso sempre Fabrizio Tassinari, Matteo Folli, tanto c'è un fallo, sempre con terra Radovicic. Va a terra anche il numero 8 della formazione del Romagna, precisamente Luca May, che ha sostituito tra l'altro Santilli, infortunato, si è infortunato in nazionale, in un raduno fatto dalla nazionale a Chieti. C'è il fallo perché la palla va a sbattere sulle due minuti, arrivano i due minuti proprio per Dall'Ago, quella palla stampata sul piede, forse ha allungato anche un pochettino il piede. No, diciamo che quando si fa un intervento volontario con il piede, assolutamente scattano sono due minuti. Sì. Prima sospensione, due minuti, opportunità con la superiorità numerica per la formazione del Romagna. La palla Ceroni, adesso Folli con Tassinari, dall'altra parte per Rossi. No, fa girare palla Folli per Vanoli, Folli, Tassinari, ancora Folli. Va a vedere Vanoli, prova l'entrata, Vanoli, il tiro. La grande intervento da parte del Silimparis, il portiere greco della formazione del Bozen, ancora un'entrata dall'altra parte nella zona destra del campo, una palla ben recuperata, subisce anche il fallo, Innerherber va a far ripartire l'azione, poi ancora lì la palla sulla linea di centrocampo, il 3-2, l'opportunità di andare a trovare il pareggio subito per la squadra di Alessandro Fusina. Sì, ha tolto il pivot e ha messo Mario Sporcic in zona centrale, sono in 5 ad attaccare. Vedolo qua, Sporcic, c'era lui sul pallone, Radovicic ci va. 7 metri. C'è un 7 metri, arriva un giallo subito su quel bell'attacco da parte di Turković, il 3-2, ovviamente l'opportunità adesso proprio per la formazione, proprio con Turković, di andare sul 3 pari con il 7 metri. In inferiorità numerica, sta uscendo benissimo fin qui la Bolzano. Davide Tassinari con l'inferiorità numerica, la formazione del arriva la rete centrale, prova Tassinari a intercettare quel pallone, ma arriva la rete del 3-3, la parità dopo un avvio fulgurante da parte del Romagna. Beh, diciamo che la difficoltà del Romagna è che non ha terzini di ruolo, sono tutti giocatori che vanno in penetrazione, tirano in doppio appoggio, e anche la 5-1 secondo me la metterà in difficoltà. Ceroni fa girare palla insieme a Rossi, ancora Rossi va in conto, poi pressione Folli, ma c'è un'infrazione da parte dei giocatori del Romagna, ripartirà il Bozen con l'opportunità adesso di andarci a cercare il vantaggio Silimparis, e lui a far ripartire l'azione con Starcevic, scambio con Sporcic, l'altro centrale, tra l'altro viene da un infortunio alla Perone, una frattura, e al completo adesso Bolzano. 5 reti contro Trieste, mi sembra, nell'ultima. Sì, gli ultimi 15 sera. Minuti, ma si è visto che ha ripreso. Molto è chiaro bene. Che gli manca il ritmo della partita, però ha ripreso abbastanza bene. Radončić, ancora per Turković, cambio veloce con Sarcevic. Entrata dall'altra parte, proprio Sporcic. Un fallo c'è sul giocatore che stava portando palla, Sarcevic, sul tre pari. Riprende il gioco proprio come intanto c'è un cambio perché torna Dall'Ago, esce proprio Sarcevic. La scelta di Alessandro Fusina di rimettere le cose a posto come è stato in avvio di match. Diciamo che questa come impostazione è il sette base che predilige Fusina in campionato. Si riparte da lì proprio con Mirerber, è tornato il pivot dentro, questo è il 7 che era partito in avvio di match. Scambio Sporcic Gaeta, Sporcic con Turković, ancora Turković, tentativo di Turković, una grande palla in mezzo, subisce il fallo, i 7 metri, il giallo 9 perché non ha preso la palla ancora in Rebre. Pensavo fosse dentro, invece no, proprio al limite il Sporcic, ancora per Turković, Gaeta, da lontano, una finta,
il tentativo di tiro, la parata da parte di Tassinari, però attenzione, c'è il 7 metri adesso. Sì, perché abbiamo chiamato, arriva. Sì, perché in penetrazione ha fatto una bella azione in velocità con Gaeta che va in penetrazione, forse l'arbitro dalla sua postazione ha visto una difesa in area, ecco perché il 7 metri per Bolzano. Sono 11 minuti di gioco e sappiamo quanto saranno importanti le differenze reti in queste sfide, arrivare con più reti di vantaggio alla seconda partita che si giocherà. Arriva il ancora l'intervento da parte di Tassinari. Davide Tassinari, bravissimo, il tre pari non sblocca la situazione, non passa avanti la squadra del Bozen, prova a ripartire invece proprio con Fabrizio Tassinari in questa ripresa del gioco. Tassinari fa tanto movimento intanto dall'altra parte con Vanoli, Matteo Folli, l'entrata, l'uno contro uno che non va, dall'altra parte c'è Luca Mei, c'è però un forse ha pestato la riga, penso che forse ha pestato la riga, l'indicazione da parte dell'arbitro è stata questa, ha fischiato solo questa l'arbitro, sì. Ricordiamo gli arbitri del match: Simone Zendali di Gallarate e Stefano Riello di Torri in Quartesolo. In Quartesolo, anzi, forse l'accento è questo. Gaeta ancora per Asporcic. No, hai detto bene la prima: Torri di Quartesolo. E allora, Torri di Quartesolo con Asporcic di nuovo sul pallone. Taglia quel pallone per Gaeta, dall'altra parte c'è Dallago. Ancora Gaeta, l'entrata, una grandissima palla per Nina Rebelle. La ribattuta, recupera Dallago. L'intensità difensiva sta mettendo in grandissima difficoltà il Bolzano, però la squadra esperta sta lì. Gaeta con Sporcic, dalla buttata via dalla formazione del Bolzano, questa ricostruzione. Da questa si vede come a Sporcic mancano i tempi di gioco ancora. Ci riprova la formazione del Romagna, palla per Rossi, il terzino destro. E da quando ha messo una 5-1 il Romagna ha più difficoltà, perché loro fanno un credo nella velocità di giro di palla e penetrazione con là dove ci sta avanti, le hanno messo Rossi, l'entrata. Una bellissima penetrazione, grandissima, in mezzo ai giocatori del Bose, proprio al pivot Inner. Inner che chiama Dallago, perché è chiaro che sulla penetrazione lui deve stare, è stato proprio Dallago sì, lui doveva chiudere più con le gambe, ha chiuso solo con il braccio. Matteo Folli contro Siliparis, la finta, il tiro, la palla dentro, bella palla, il 4-3 con il terza rete, nuovo avanti, terza rete per Matteo Folli, non male Matteo Folli, il terzino sinistro della formazione di Domenico Tassinari, a riportare davanti la sorpresa di questa stagione. Si sta confermando tale, perché sta tenendo veramente i ritmi del Bolzano, anzi la sta mettendo in difficoltà la squadra di Bolzano. Gaeta si libera, una finta, Inerebri viene messo giù, bloccato praticamente, viene strangolato, intanto c'è un altro fallo pure su Gaeta. Da questa azione Maurizio vediamo proprio, eccola qua, e chiudere in due su Inerebre, questa è l'intensità difensiva che se non fanno così chiaramente non possono contrastare lo strapotere del Bolzano. 4-3, Romagna che è partita fortissima, il Bolzano che cerca di rispondere, intanto rimane a terra un altro giocatore del Bolzano, prima capitato a Gaeta, dovrebbe essere Gaeta, sì, Gaeta. Mentre il pivot veniva stretto tra i due giocatori, li subiva il fallo precedentemente, si rialza, però Gaeta non è niente di importante, con il Bozen che ripartirà da lì, il più uno in questo primo tempo, ben giocato dalla formazione del Romagna. Adesso il Bozen sta prendendo le controvisure, Alessandro Fusina come hai detto tu già ha provato una 5-1 tanto per mettere un po' più di aggressività nella marcatura, perché stavano prendendo troppi spazi i giocatori del Romagna. Ancora l'entrata da parte di Turković, ancora Turković, il tiro di Turković e la rete, 4 pari, un rimpallo, la palla di nuovo a Turković e la rete della parità. Sì, si è ritrovato la palla in mano dopo uno scalare anticipato, chiaramente poi da quella posizione Turković non perdona. 4 pari, comunque molto molto intensa come partita, bella partita con Fabrizio Tassinari, dall'altra parte per Rossi, lo scambio con Luca Mei, colui che ha sostituito Santilli da lontano dal centrocampo. Folli scambia con Fabrizio Tassinari, ancora Folli, posizione centrale adesso per lui, uno contro uno con Radovci, c'è la palla spostata dall'altra parte per Rossi, una finta, di nuovo Matteo Folli, cerca il blocco sul pivot e su Cerroni, subiscono un fallo, arriva un cartellino giallo nuovamente, aggressività da parte del
Romagna. Il Romagna deve andare sempre uno contro uno, non ha tiratori da fuori, quindi è anche dispendioso a livello energetico, e la panchina da questo punto di vista poi conterà tantissimo, e la panchina del Bolzano, come sappiamo, è molto più fornita rispetto a quella di Domenico Tassinari. Folli, una finta, sempre Tassinari, prova a liberarsi, intanto il pivot, c'è un fallo nuovamente, ancora Romagna lì pronta a riprendere, con il suo pivot Ceroni. Folli uno contro uno, c'è dall'ago, il tiro da fuori, grande allora. Rete da parte di Matteo Folli, la rete numero 5, il vantaggio nuovo del Romagna, quarta rete per lui. Ha sorpreso, si rimpare, se anche la difesa, perché non si aspettavano il tiro da fuori di solito Matteo va molto più in penetrazione, qui è andato a tirare, ha sorpreso sia la difesa che si rimpari. Gaeta con lo scambio ancora su di lui, posizione centrale per Scorcic, Scorcic non sul pallone, Scorcic prova l'entrata, lo scambio con Dall'Ago, poi la palla dietro da parte di Gaeta, cerca la velocità di nuovo Turković. Dall'altra parte c'è sempre Scorcic, si cambiano posizione Dall'Ago, adesso da alla destra a terzino sinistro, però c'è un'infrazione. Grandissima intensità difensiva, e questo è il premio nel recuperare la palla. Ceroni, la rete, una grande azione, una ricostruzione da parte del Romagna, che adesso dà il più due. Attenzione perché arriverà il timeout, sicuramente si prepara Alessandro Fusina a chiamarlo sul più due, molta pressione la sta subendo, e come la sta subendo il Bolzano. Alessandro Fusina ferma tutto e noi andremo proprio a sentire, cercare di sentire la sua voce in panchina. Hey. Allora, iniziamo a capirci. Difesa, stiamo lì a fare il loro gioco, andiamo da una parte e dall'altra. Una volta che siamo sotto contatto, deve essere terminale, si deve fermare l'azione. Demis, se fanno il cambio di posizione col centrale, non te ne andare con lui, rimani in mezzo e aspetta il mancino, perché non sono pericolosi sul tiro da fuori. In attacco, Mario, andiamo un po' ad allargare il gioco di là, vai l'uno contro uno qua. Anne, spostati dall'altra parte, cerchiamo di allargare un po' di qua e andiamo con l'uno contro uno suo. Però ragazzi, dobbiamo cambiare il ritmo, siamo al ritmo loro, cazzo. Le parole di Fusina. Ritmo loro, forse in attacco, in difesa il ritmo del Romagna è molto più dura, intenso, molto più intenso, in difesa loro... soprattutto il Bolzano fa fatica, soprattutto nell'ultima, cioè quando vanno all'ultima penetrazione non chiudono, non hanno l'intensità che ha il Romagna. Da questo punto di vista forse è il Bolzano che non ha il ritmo del Romagna dal punto di vista difensivo. Soffre tantissimo in difesa la squadra di Alessandro Fusina. Gaeta Dall'Ago, ancora da Gaeta, lo scambio con Scorcic, proprio lui di nuovo sul pallone con Gaeta. Scorcic si cerca di far viaggiare quel pallone, ancora Gaeta, l'entrata di Gaeta, il servizio per Dall'Ago, il tiro di Dall'Ago, palla centrale, deve ripartire da dietro, c'è un tocco, dovrebbe essere un fallo, ancora forse, un fallo. Il fallo su Gaeta, sì. Gaeta di nuovo Dall'Ago, ancora Gaeta, si va a vedere Scorcic, il tiro di Gaeta sotto le gambe di Davide Tassinari, la rete numero 5. Più che sotto le gambe, ma sotto pressione, ha lasciato praticamente solo il braccio da fermo, ha sbracciato di polso e avambraccio, nulla da fare per Tassinari che nemmeno si aspettava il tiro. Ancora Folli, Matteo Folli per Fabrizio Tassinari, dall'altra parte per Rossi, fa impressione Rocic sempre con una 5, addirittura con un altro giocatore, andare in pressione, dentro l'entrata proprio Fabrizio Tassinari, il fallo di Dall'Ago, il braccio che rimane nella maglietta proprio di Fabrizio Tassinari. Ceroni fa ripartire il gioco per Fabrizio Tassinari, lo scambio con Matteo Folli, vedi, questa volta fallo su Folli. Non gli hanno dato il tempo di tirare. Devi anticipare assolutamente l'azione della giocata del Romagna. Un giocatore va per tirare, ci deve stare sotto, altrimenti non. Fabrizio Tassinari, Radocic, lui sul pallone con Matteo Folli, la finta su Radocic, poi vuole entrare dall'altra parte con Vanoli, tiro di Vanoli. C'è Paris, anche se è stato fischiato, sì, è stato fischiato un'invasione, però Paris c'è. Ha visto come ha chiuso le gambe, ha bloccato tutto. Prova l'entrata, Starcevic, ancora la palla lì con Gaeta vicino a lui. Si ferma, c'è un cambio. Intanto in campo di nuovo Scorcic al posto di Starcevic. Proprio Scorcic sulla palla, lo scambio con Turković. Scorcic verso Gaeta, ancora Scorcic, Turković. Gaeta di nuovo,
cercando di togliergli gli spazi. Dall'altra parte c'è Dallago, entrata di Dallago, sempre più centrale. Dall'altra parte c'è di nuovo Turkovic, palla recuperata da parte del Romagna, parte il contropiede velocissimo, il tiro, la deviazione, grande parata da parte di Sirin Paris su quell'azione, da parte del Dallaglio, grandissimo contropiede. Però Sirin Paris con la gamba sotto l'incrocio, mamma mia, che cosa da prendere. E qui ha salvato veramente un gol, assolutamente. Poteva andare di nuovo a più due la formazione del Romagna, ancora con Gaeta, scambio veloce, Gaeta ancora per Radončić, palla di nuovo recuperata dalla formazione del Romagna, che può partire da lontanissimo con Fabrizio Tassinari, cercano di dare velocità, c'è Rossi, ancora uno scambio, Tassinari, il tiro, ancora. La grandissima parata di Sirin Paris, di nuovo un intervento pazzesco, prova Radončić, il contropiede, uno contro uno con Matteo Folli, palla che se ne va, attenzione, c'è il due minuti, un fallaccio, e sì, anche perché ha tagliato il campo per andarla a chiudere, insomma è arrivato questo fallonetto, due minuti se li va a prendere, se li va a prendere, sì, Rossi, sicuramente rivedendola si vede il taglio del di Rossi che va addosso a Radončić, eccolo qua, praticamente si è, non è entrato dentro l'area, però si è completamente disinteressato della palla, è andato addosso a Radončić. 6-5 quasi al ventesimo, al diciannovesimo e 19, Radončić, no, c'è sulla palla c'è Turkovic con uno contro uno con Davide Tassinari, Turkovic tiro alla rete, 6 pari il pareggio da parte della formazione del Bozan in questo primo tempo, anche per Dejan Turkovic. Parte di nuovo il Romagna, dentro c'è Bulzanini in posizione di ala sinistra a impostare il solito Fabrizio Tassinari, Folli, Tassinari prova a cercare spazio, Andrea Dallaglio con una pressione in questa difesa da parte della formazione, ha visto del che era in difficoltà dal 5-1, adesso sta provando con il doppio pivot con Ceroni, eccolo qua che va, sempre difficile perché c'è Dallago a chiudere lo spazio, attenzione un fallo da parte su Dallaglio, palla recuperata da Gaeta, il contropiede con Radončić, di fronte a lui c'è Matteo Folli, si deve ripartire però da lontano con Turkovic, scambio con Radončić, prende fiato, cerca di ragionare la squadra del Bozen sul 6 pari, adesso la possibilità di provare a passare in vantaggio la squadra di Alessandro Fusina, adesso è Pirker che ha sostituito Dallago nella posizione di ala destra, ancora con Sporcic, scambio con Gaeta, prova l'entrata Turkovic, questa è la sua, una grandissima rete da parte di Turkovic, il 7-6, adesso il Bozen è avanti, la sua specialità in velocità, eccolo qua, viene lanciato e lui sul secondo passo non sbaglia, il 7-6, il Bozen adesso è passato in vantaggio in questo primo tempo al 21esimo, 9 minuti dal termine di questa prima frazione, Folli con Tassinari, la pressione da Doncic, quella di Dallago, lo scambio con Ceroni, prova ancora Bulzamini, Matteo Folli, Bulzanini, sì, lo scambio appena alzato tra due giocatori, ancora la pressione, quella palla in centro, sì, ma Dallago va a recuperare, la Doncic si fa vedere dall'altra parte con il tocco da parte di Dallago, se ne va tutto solo, il tiro e c'è il fallo, sì, il 7 metri, sì, con se come dice l'arbitro era dentro l'area, si lamentano, non ci sono i due minuti? No, eccolo qua, era con i piedi dentro l'area Rossi, è andata a chiudere, però è giusto 7 metri, dunque l'opportunità di andare a più due per la prima volta per la squadra di Alessandro Fusina. Appena hanno alzato il ritmo in difesa, sì, il Bolzano, è chiaro che penso il Bolzano si è reso pure conto di quanta pressione sta mettendo, anche perché Domenico Tassinari ha dovuto anche cominciare a ruotare i giocatori perché l'intensità della difesa era alta. Sempre Turkovic di fronte, Davide Tassinari, la finta, Turkovic, il tiro, la rete ancora, sbaglia, sempre nello stesso punto, l'8-6, la palla forse un pochino più bassa, il doppio vantaggio per il Bozen adesso sul campo del Romagna, prova a ricostruire proprio con Andrea Dallaglio, il Fabrizio Tassinari, Matteo Folli, sempre con Rossi, prova l'entrata Rossi, c'è Matteo Folli dall'altra parte con
Questo è un bel cambio di direzione. La palla che va dentro, una grande rete con questa palla di Fabrizio Tassinari che va giù. È il settimo gol a meno uno adesso il Romagna, che comunque reagisce immediatamente. Grande azione. Questa è grande azione, però in difesa non puoi prendere impegno. La forza del Romagna è solo penetrazione, loro devono chiudere, se non lo fanno rischiano. In questo caso è stato Sporcic, adesso è anche in inferiorità numerica Bolzano, l'opportunità di sfruttare per la formazione del Romagna con l'uomo in più. Si parlano Dočić con Turković, Gaeta, c'è Pirker adesso in posizione di ala destra, ancora Dočić. Lentamente Gaeta rimposta l'azione sempre su Turković, da Dočić prova a velocizzare, ancora Pirker con si blocca Turković, da Dočić ancora per Turković, cerca di far girare palla la formazione del Bolzano, ma c'è ancora un intervento grandioso di Davide Tassinari. Riparte in Romagna alla ricerca della rete del pareggio. Rossi con Matteo Folli, entrata di Matteo Folli, il grande recupero con Dallago che parte in velocità, si fa vedere Radocci su una finta, se ne va da solo, il taglio dall'altra parte per Gaeta, sfugge perché un gran la recupero. Palla viene sfiorata da gran recupero Santiago di Vanoli. Ancora l'intervento di Matteo Folli, la palla se ne va out. Silin Paris, che cosa ha toccato Silin Paris? È quel tocco che è abbassato a mandare la palla out, gliel'ha proprio presa. Ma eccolo qua, lo vediamo. Guarda che palla. Ha tirato subito sull'angolo. Con la mano qua. Sì. Con la mano va a deviare quel pallone, si rimane. Ma Matteo Folli rimane 23 minuti, secondo in difesa, in attacco detto i tempi, chiaramente ha bisogno anche lui di rifiatare un attimo. Sempre Turković, Gaeta, lo scambio da due, Radocic. Ancora Turković. Radocic, Turković. Gli va incontro Pirker, perde quel pallone, attenzione il rischio di stazione, c'è il gioco passivo, la palla che deve essere immediatamente liberata, però c'è un fallo sul sotto pivot. Passivo, sì, è gioco passivo, e lì è sempre discusso la nazionalità degli arbitri dell'azione, ma arriva la rete del 9-7. Bravo Gaeta a portare di nuovo a più 2, eccolo qui inquadrato. Andiamo a rivedere, Francesca Portinari ce la ripropone questa azione, fermo, immobile Davide Tassinari, ma lì che puoi fare su quella giocata? Molto bravo Felipe, deve ricostruire adesso il Romagna. In campo c'è anche Davide Buzzamini, infatti l'ho detto che doveva dargli un po' di fiato, e Domenico Tassinari. Proviamo allora, Domenico Tassinari non ha voluto farsi microfonare, però proviamo a vedere se tanto lo riusciamo a sentire con le nostre camere. Andiamo sulla panchina del Romagna. Ma no, perché state sbagliando tutti, perché con lui non dovete anticipare il tiro, perché con lui, se anticipate il tiro, lui parte prima sulla parata. Lui dovete sempre farci una finta prima di tirare. Sempre! Cazzo, non fatemi prendere dal gallone con il rischio! Dai! Si torna in campo, ricordiamo che i precedenti in Serie A tra queste due formazioni, sempre in Coppa Italia 2010-2011, le due sfide, il Bolzano che batté il Romagna 34-22 e il Romagna che superò invece il Bozen, parliamo dei quarti di finale di quella Coppa Italia 30-22, una vittoria per parte. Poi insomma il bilancio prima della fusione tra Acacimolo e Mordano, 31 partite, 14 vittorie di Bolzano, 4 pareggi, 13 vittorie per Imola. Si riparte con il 9-7, il più 2, quando mancano all'incirca 6 minuti al termine del primo tempo, il 9-7. Romagna comunque che sta giocando un buon match di fronte a una corazzata, insomma non è facile. Rossi per Fabrizio Tassinari, spostato posizione di terzino destro, eccolo là su quel pallone, Vanoli cerca di far trovare spazio, prova a recuperare quel pallone, bravo Radocic, adesso va uno contro uno con Davide Tassinari, Radocic, il tiro e la rete, il 10-7, il massimo vantaggio, il più 3 per il Bozen. Sì, con la 5-1 aggressiva così fa tantissima fatica il Romagna ad andare dentro, anche se fin qui come hai detto tu ha retto veramente la grande. Di nuovo provano a rimpostare, sempre in pressione da Dočić, l'entrata da parte proprio di Rossi, c'è però un fallo a favore del Romagna, la squadra di Domenico Tassinari.
Buzzamini che se ne va sul pallone, lo scambio con Fabrizio Tassinari, uno contro uno, però Doncic, Rossi, posizione centrale, se ne va tutto solo, c'è però un'infrazione, il Bose riparte sul vantaggio del più 3 in questi ultimi 4 minuti e mezzo del primo tempo, un bel vantaggio che è riuscito da, diciamo, anche Maurizio che fisicamente non poteva tenere questi ritmi il Romagna, e chiaramente non la è classe esatto, la classe del Bolzano comincia a emergere, soprattutto non tanto in difesa che ancora regge il Romagna, in attacco che fa fatica. Ancora questo taglio orizzontale da Doncic, scambio di nuovo il pallone tagliato per Gaeta, una girella, che cosa va a giocare? A giocare quel pallone col polso sotto mano, l'11 a 7, in mezzo alle gambe di grande Gaeta. Grande Gaeta, già l'ho visto molto bene nella partita con Trieste, oggi sta confermando il suo stato di forma. Buzzamini ad impostare con Fabrizio Tassinari, ancora Buzzamini, posizione centrale, si sposta posizione di terzino sinistro centrale, ancora Buzzamini per imbalzare quel pallone, lo scambio con Rossi, ancora Fabrizio Tassinari, prova anche lui, prova lui sotto mano, ma non va, riparte Gaeta in velocità, lo scambio veloce con Dallago, il tiro di Dallago, la rete, 12 a 7, adesso diventa dura, dura perché sta aumentando proprio i ritmi il Bolzano. I ritmi sono sempre alti del Bolzano, e soprattutto la difficoltà del Romagna in attacco permette al Bolzano di andare in prima fase con contropiedisti come Dallago e Radovicic. È dura Matteo Folli, Tassinari, si fa vedere Ceroni, Folli ancora, Radovicic c'è andare in una grandissima pressione sui portatori di palla, dall'altra parte c'è il tentativo di entrata, prova ancora Fabrizio Tassinari, il fallo però per la formazione, a favore della formazione del Romagna. Ancora Matteo Folli, Fabrizio Tassinari, entrata, il fallo da parte di Radovicic, arriva ai 2 minuti per Radovicic, adesso l'opportunità, la superiorità numerica per il Romagna in questo finale di primo tempo, meno di 3 minuti allo scadere del... Comunque sempre Fabrizio Tassinari, grandissimi ritmi, sempre uno contro uno, e quindi sicuramente il secondo tempo pagherà, perché anche adesso... Quando è uscito, soprattutto quando è uscito Matteo Folli, era l'unico che andava in penetrazione sul muro contro uno, e ha guadagnato nel frattempo questi 2 minuti di Radovicic. Tornato in campo intanto Luca May al posto di Andrea Dall'Aglio, sul pallone Ceroni, si ha bisogno di un'ala di ruolo in superiorità numerica. Vizio Tassinari per Matteo Folli, d'altra parte per Rossi, Tassinari con il blocco, va ancora una volta Sidney Paris, e poi bravo a intervenire Ceroni a mettere dentro la rete del meno 4. È stato bravo l'arbitro, perché stava per fischiare i 7 metri e dopo ha visto che la palla andava direttamente a Ceroni e ha consentito così la segnatura al pivot della Romagna. Comunque ancora un altro di intervento preziosissimo di Sidney Paris, che è difficilissimo superare questo portiere, ecco. 12 a 8, accorcia, è importante cercare di essere, rimanere adesso il più vicino possibile, sì, deve sfruttare questa superiorità numerica in Romagna per cercare di accorciare ulteriormente. Sulla palla per il Bozan Ratko Starcevic insieme a Sporcic, Gaeta, c'è Pirker vicino a lui, posizione centrale per sempre Sporcic, Starevic, Turkovic, di nuovo Sporcic, Gaeta, Pirker, ancora Gaeta, si fa, cerca di liberarsi Pirker, posizione centrale sempre per Sporcic, lo scambio veloce, cerca di velocizzare questa azione con Starcevic, Gaeta, grande palla per Starcevic, si è fischiato 7 metri l'albero, che era a 2 passi, vuol dire che c'era difesa in area, solo ma secondo me se adesso qua, andiamo a rivedere, andiamo un po', c'ha i piedi, c'ha un piede sulla riga dei, diciamo che è al limite, no ce l'ha. C'è il piede sulla riga, 7 metri col 12-8 replay, pronto ad andare Turkovic, vedere. L'abbiamo visto dal replay, Turkovic di fronte a Davide Tassinari, la finta di Turkovic, il tiro questa volta para Turkovic ancora e mette dentro la seconda ribattuta, è stato fortunato ma è stato anche molto pronto a farsi trovare fermo lì, 13-8 di nuovo il più 5. Stiamo entrando nell'ultimo minuto,
con Matteo Folli, Dall'Aglio, Matteo Folli, Fabrizio Tassinari, Rossi, Tassinari, cercato di blocco su Ceroni, ancora una parata, bravo Simi Paris. Anche se secondo me forse Fabrizio Tassinari ha fatto infrazioni di passi, però è stato tutto vanificato dalla parata di Selim Paris. Starovic per Turkovic, scambio di nuovo tra i due con Sporcic che si fa vedere. Sporcic per Gaeta, Sporcic di nuovo, Starcevic, Gaeta, Sporcic, Starcevic, la finta di Gaeta, cerca l'entrata Turkovic, palla ancora sulla zona dell'ala sinistra, cerca Sporcic di offrire quel pallone, ancora Sporcic, palla per un fallo, che fallo, mamma mia, 13-8, pallonetto. Insomma, un'entrata piena, guarda che palla che aveva offerto proprio Sporcic a Radovcic, buttato giù da Rossi come falciato. Hanno chiamato infrazione di passi, ma quasi è stato proprio abbattuto. Proprio sulle gambe. Quindi 13-8, si riparte in questi ultimi 16 secondi al termine del primo tempo. Chiaramente giocheranno fino alla fine, è sotto passivo però. Sporcic, il tiro, la palla se ne va out, il 5 secondi al termine di questo primo tempo, prova l'ultima azione, Tassinari, Rossi, arriva la sirena, il 13-8 dopo una grande partenza del Romagna, il Bozen è riuscito ad allungare, a prendere un buon margine, adesso bisognerà capire quanto reggerà la pressione del Romagna, ma ne parleremo tra pochissimo perché ce ne andiamo. Caro Franco, in pubblicità, tra poco di nuovo insieme dal palazzetto dello sport di Castenaso. A tra poco. Ma che fate, lasci gli highlights con la musica? Come funziona per questa cosa? Sì, non mi frega niente, basta che lo so. Rientriamo tra un po'. Vabbè, ci frega niente. Tra quanto rientriamo? Così almeno mi riposo. A un minuto solo. Vabbè. Playoff scudetto è la prima semifinale tra Romagna e il Bozen. L'analisi di Franco Chionci, una partenza molto buona con un ottimo Matteo Folli, con Fabrizio Tassinari, la pressione, poi quando Bozen ha capito insomma che stava lasciando troppi spazi alla formazione di Domenico Tassinari, ha preso le misure e poi ha cominciato veramente a martellare. Ma anche se si aspettava una fusina, un Romagna guerriero così, no? Però non si aspettava fino a questo punto, perché ha dato veramente tantissimo qui in casa, se la sta giocando veramente alla grande, intensità in difesa pazzesca. È chiaro che fisicamente un po' deve calare perché non ha tantissimi giocatori nel ruolo per alternarli. Grandissima pressione, però dopo, come hai detto tu, sulla 5-1 c'è stato un cambiato tutto cambio con Radovcic, sì, che è andato a pressare, ha avuto qualche difficoltà il contropiede del Bolzano, che ha tenuto sempre la grandissima intensità e ha fatto la differenza. Ovviamente adesso l'arma, bisogna vedere quanto reggerà dal punto di vista fisico la formazione di Tassinari, perché lì bisognerà andare a mettere pressione, cercare di velocizzare, come dici tu, quali sono le armi importanti del da fuori per il Turkovic, il Gaeta, dalla situazione, quindi è un dispendio energetico altissimo,
mentre il Bolzano ha tantissime soluzioni in attacco, contropiede, tiro da fuori e poi ha anche Sirimparis, anche se Tassinari devo dire non si è comportato male. E certo, insomma, bisogna vedere, perché insomma tra l'altro Romagna si è presentata a questa sfida senza Santilli, l'ala destra della formazione di Domenico Tassinari, un infortunio durante la nazionale, non potrà neanche giocare la sfida con il Kosovo, la sfida Kosovo-Italia del 29 aprile. È anche un problemino in più ovviamente per una squadra che, insomma, come dici tu, già ha una panchina che non è così importante. No, ma poi Tassinari su Santilli ci contava tantissimo, a parte ala di ruolo, contropiede, in difesa mette tanta pressione, poi è un giocatore in più per loro fondamentale. E adesso bisognerà vedere, perché tra poco le squadre rientreranno in campo, una grande prestazione, abbiamo detto, è chiaro che la squadra di Alessandro Fusina si presenta a queste semifinali come squadra da battere, lo ha dimostrato anche in questo, soprattutto in questo finale, quando comincia a mettere pressione, quando comincia a aumentare i ritmi senza fiato la squadra avversaria, per 10 minuti sono stati devastanti. Appena è sceso un po' il ritmo del Romagna, si è creata la differenza, erano 6-7 pari, mi sembra, è stato un parziale di 6-1, 6-2. Quindi l'altra semifinale, abbiamo detto, si giocherà il 25 aprile, Tiraquilio Carpi contro l'Unione Fasano. Come la vedi questa sfida? L'Unione Fasano è una squadra campione d'Italia, sicuramente squadra difficile da battere, però insomma sarà un'altra battaglia, perché pure il Carpi, diciamo che quest'anno ha fatto una grande stagione, insomma. Ma non me ne vogliono le due squadre, sera sarà molto più equilibrata, due squadre costruite per vincere. Il Carpi tutto sommato nel suo girone è stata un po' la delusione, no? Anche certo, con questa sorprendente Romagna, però devo dire che nel raggruppamento di Chidi l'ho visto molto molto bene, in grandissima forma, forse paradossalmente gli sono servite più queste due partite per avvicinarsi alla partita decisiva, diciamo la semifinale con il Fasano. Ricordiamo che il ritorno si giocherà a maggio, il 9 e il 6 maggio, tra queste due squadre, e ribadiamo di nuovo che sarà importante la differenza reti, perché non ci sarà una bella, si deciderà, passerà la squadra che avrà segnato sostanzialmente se vincono una partita, certo, se c'è una vittoria a testa, sì, perché sì, sennò altrimenti passa la squadra che vince tutte e due le partite. La pressione dunque, quella che dovrà mettere la formazione del Romagna in questo secondo tempo, l'abbiamo detto, bisognerà vedere quanto reggerà, anche perché la formazione del Bozen è veramente zeppa di talenti, zeppa di giocatori che sono nella nostra nazionale. Diciamo che è un'ossatura importante, no? Diciamo che il Bolzano è stato sorpreso i primi 10-15 minuti, dopo ha preso la situazione in mano, quindi il secondo tempo già sa come reagire all'intensità d'attacco del Romagna. È chiaro che il Romagna ha fatto già tantissimo, deve assolutamente riprendere come i primi 10-15 minuti, soprattutto in difesa, e cercare di sfruttare qualche contropiede in più. E dunque abbiamo parlato di nazionale, sarà il Palagolfo di Follonica il 3 maggio prossimo alle ore 18 ad ospitare l'esordio casalingo e secondo impegno complessivo della nazionale maschile nel gruppo C di qualificazione ai campionati europei del 2018 nella città toscana, già sete ad ottobre del match tra Italia e Macedonia di qualificazione mondiale femminile. Gli azzurri saranno opposti, come abbiamo detto, alla Kosovo, che affronteranno appena 3 giorni prima, il 29 aprile, in trasferta nel primo incontro del raggruppamento. Come abbiamo detto, insomma, sì, diciamo che viene già la Romania, che è la terza squadra nel girone, ha già vinto entrambi i match con il Kosovo. Sulla carta queste, soprattutto il 29 è la partita importante, dopo giocarsi in casa e giocarsi il tutto con la Romania il 10 giugno in casa, dopo 3 giorni in Romania. Tornando alla Bozen, lo ricordiamo, ha chiuso la regular season al primo posto, la pool playoff, la seconda fase del girone A, da imbattuta 6 vittorie, insomma, per farvi vedere qual è la qualità di questa squadra, confermandosi la favorita numero 1 verso lo scudetto, anche se poi bisogna giocare le partite. Ha già conquistato la Coppa Italia, l'abbiamo ricordato, a febbraio in finale contro Pressano sul campo di Siracusa, e ha recuperato, ecco, uno dei recuperi è quello di Sporci, ce l'abbiamo visto, l'abbiamo già detto, l'hai detto, centrale della nazionale italiana, insomma, dopo un infortunio abbastanza pesante, uno stop di 3 mesi, si è fatto male, si è rotto il frattura perone. Del perone, sì. Ha ripreso già nella partita con il Trieste, Fusina gli ha dato gli ultimi 15 minuti dove si è comportato molto bene. Chiaro che deve riprendere coraggio, soprattutto in difesa, deve essere molto attento
sull'uno contro uno, però è chiaro che questa è la partita che può solo dargli modo di riprendere al 100%. Stiamo rivedendo intanto, grazie a Francesca Portinari, alcune azioni più importanti, gol più importanti. Parlando invece del Romagna, ha chiuso la regola stesa anche lì al primo posto, proprio e pool playoff di seconda fase nel Giro B, vincendo 5 partite, perdendone una solamente contro il Tereaquilia Carpi, grande vittoria, grande favorita alla qualificazione. La Romagna si è rivelata un po' la sorpresa, l'abbiamo detto, di questo Come ha ricordato anche Tassinari in prepartita, ha perso due giocatori come Ceso e Venturi, eppure la squadra ha fatto il risultato migliore nella sua storia. E comunque poi alla fine è stata decisiva quel 22-21, la quarta giornata della pool playoff, con cui ha battuto proprio Carpi, ne è parlato di l'ha questa... battuto due volte, una in campionato e soprattutto nella partita decisiva in casa. Quindi vuol dire che a livello, quando gioca in casa si esprime al meglio, e devo dire che il Carpi quelle battute non l'avevo visto, io ripeto, l'ho visto nel raggruppamento di Chieti, il Mel Carpi mi è sembrato una squadra, una bella corazzata, se Serafini mette in sesto il tutto, secondo me il Carpi può dire tantissimo in questa semifinale. Si riparte dunque dal 13-8. È il Bozen con Gaeta a scambiare con Dallago, a giocare questo primo pallone insieme a Sporcic, Radovcic, vicino a lui c'è proprio Turković, ancora Turković per Radovcic, di nuovo Turković con Sporcic, prova l'entrata Gaeta, di nuovo Turković, palla per Dallago, il tiro di Dallago, arriva alla rete numero 14 per il Bozan. Abbiamo visto anche in queste partenze, è chiaro che i ragazzi del Romagna li deve fermare tutti, non c'è un giocatore su cui lasciamo, cerchiamo di prenderla, sono tutti pericolosissimi, e questo alla lunga ti toglie tantissima fisicità. Rossi rimposta l'azione, la formazione del Romagna, ancora con Fabrizio Tassinari, scambi veloci con Ceroni che viene incontro, il pivot, ancora Matteo Folli, Rossi lo scambio con Tassinari, ma nell'uno contro uno il fallo da parte di Turković, si prenderà da lì con sul 14-8. Prova a dare impressione la formazione del Romagna, anche se Radovcic è pronto ad andare con una 5-1, a dare impressione invece lui proprio nel portatore di palla, si asciuga intanto il parquet del palazzetto, si gioca a Palasport di Castenaso questa prima sfida di semifinale, playoff scudetto, il vantaggio 14-8. Palazzetto riempito, sì. Meno male, anche una bella cornice di pubblico. Ancora con Matteo Folli, scambio con Tassinari, oggi se lo controlla a vista, prova Rossi, prova Matteo Folli, l'entrata con Tassinari che deve riprovare ad entrare con quel pallone, a servire in quel caso Andrea Dall'Aglio, ma c'è ancora uno stop. Tassinari, grande palla, il tiro e la rete, una grande azione sotto da parte del Romagna con Ceroni che riesce a sfruttare quell'assist. È sotto passivo, è riuscito da una palla incredibile, bravo Ceroni, ma soprattutto bravo Tassinari a schiacciargli quella palla, un po' ingenua la difesa del Bolzano, che si è fatto sorprendere facendo quei due passi avanti da parte di tutti e due i giocatori. Gaeta per Sporcic, con Turković, Sporcic ancora, non vanno in pressione, se non rimane lì sui 9 metri, l'entrata con il fallo. Gaeta e Dall'Aglio si danno il 5 con pronto sul pallone il pivot Hennes Inner Rebner, si asciuga ancora sul 14-9, iniziato il secondo tempo da 2 minuti e 17, una sfida insomma dove il Romagna deve cercare di essere meno lontana possibile, poi ovviamente tentare, se dovesse mai finire con una vittoria del Bolzano, di recuperare la gara di ritorno, però a casa del Bozen. Prova l'entrata Turković, si riparte con il Romagna, l'opportunità di acconciare ancora, però il gioco è fermo, si ripartirà da Domenico, da Davide Tassinari. Si lamenta Turković perché era stato proprio cinturato, ma l'albero forse aveva fischiato un attimo prima. Matteo Folli per Tassinari, Fabrizio Tassinari, una finta,
Scambio con Rossi. C'è un bel corpo a corpo tra Rossi e Turkovic. Fallo su Rossi con Celone, intanto che sta prova a trovare spazi, parte lontano Fabrizio Tassinari, dall'altra parte per Matteo Folli, ancora Tassinari, il taglio per Rossi, cerca spazio, cerca di trovarlo il pivot, viene intanto sta trovando da Turkovic, il giocatore del Romagna, si riparte da lì ancora con Rossi per Matteo Folli, palla che se ne va out, il non riesce a controllare Matteo Folli, invece riparte il Bozen con Turkovic, dal lago l'entrata, il tiro, la rete, grande rete da parte di dal lago, infrazione qui... di doppio, e no, è stato annullato, c'è l'infrazione, eccolo qua, vediamo, io ho guardato già la palla che andava in rete, prova a rispondere, si è perso la palla. Rossi ribattuto quel pallone, adesso parte il contropiede, vediamo in velocità con Radovcic, si accentra Radovcic, che grande velocità, il tiro alla rete, una grandissima rete da parte di Radovcic, la rete numero 15, Matteo Folli, 2 minuti su, eccolo Radovcic qua. Inferiorità, e lui quello che teneva i ritmi altissimi della squadra sia in attacco che in difesa, è chiaro che la fatica ha bisogno di qualche minuto di riposo, se li presi da solo con i 2 minuti. Ci scusiamo intanto con i telespettatori, insomma abbiamo avuto problemi tecnici con la grafica. 15-9, questa è una gran palla, una grandissima, però palla aveva fischiato prima l'arbitro. Ancora con perde quel pallone, poi lo a recuperare Rossi, Fabrizio Tassinari, 2 contro di lui, dall'altra parte il tiro, la deviazione, il recupero, c'è però 2 minuti, si va a prendere 2 minuti il giocatore, precisamente il giocatore del Bozen, sì. Comunque Ceroni, Rinaldo Ceroni dovrebbe essere, né? No, Ceroni è del Romagna, le prende tutte Ceroni, ha costretto Inerebren ai 2 minuti. 2 minuti per il giocatore del Bozen sul 15-9, il più 6 per la formazione di Alessandro Fusina, si riparte da lì con Fabrizio Tassinari, ancora lui sul pallone, Amo Tassinari, lo scambio con Ceroni, Tassinari può entrare, con Rossi ha l'entrata Ceroni, però c'è uno sfondo, c'è uno sfondamento e dunque perde l'opportunità la squadra del Bozen con il Romagna, che invece, scusate, del l'opportunità da parte del Romagna, invece prova a ripartire proprio il Bozen, lo ricordiamo, maglia rossa con maniche bianche, bianconera invece la formazione del Romagna. Turkovic, Sporcic, Turkovic, eccolo là sul pallone, di fronte c'è Rossi, lo scambio, la palla che viene recuperata, Radovcic ritorna su quel pallone, prova ad entrare, 2 su di lui, il fallo proprio da parte di Rossi, si riprenderà questa punizione Sporcic, l'entrata di Gaeta, il tiro, la deviazione, bravo Davide Tassinari, si riparte con Rossi, cerca la velocità, velocissima la formazione del Romagna, una grande entrata, il tiro, la rete con Matteo Cavina, che va a portare a 10 le reti, a meno 5 quindi dalla formazione del Bozen, il distacco Matteo Cavina sfruttato da Tassinari soprattutto in difesa, però qui in prima fase è andato e ha realizzato la sua prima rete e accorcia più 5 Bolzano. Meno 5 dunque da recuperare per il Romagna con Sporcic, il centrale ancora a far ripartire l'azione, c'è Turkovic, Sporcic, Cavina lo va a bloccare, il grande, la grande rete di Gaeta, che entrata, il 16-10. Finta di tiro, si è alzata tutta la difesa. E lui con un palleggio, eccolo qua, finta di tiro, è in palleggio, grande, grande azione. Bravissimo, bravissimo Gaeta a mettere giù, Luis Felipe Gaeta, terzino destro, italo brasiliano, classe 82, va a portare a più 6 la formazione del Bozen. Con la sua quarta rete personale. Alessandro Tassinari, servito da Matteo Folli. Finta di Tassinari, Folli, il tiro, la rete, beffato si Paris, che di solito è sempre così attento, passa tra lui e il palo, strettissima la palla. Serve a Romagna le reti di Matteo Folli, che ne ha fatti 4 nei primi 15 minuti del primo tempo, e la prima rete dopo un po' di tempo, è chiaramente la mancanza delle sue reti si sente tanto. Radovcic con Turkovic, Sporcic, Gaeta, Sporcic si fa vedere,
gli va incontro Kinnerberg. Palo e respinto sul corpo di copre Massimo. Copre su quel palo il contropiede, il tiro alla rete, bravissimo con questa rete Davide Buzzamini a mettere dentro il dodicesimo gol, il almeno 4. Questo lo sentite, il pubblico del Romagna che sta incitando la propria squadra, che sta facendo comunque un partitone. Adesso sta veramente facendo il massimo sforzo, ha recuperato due reti con due contropiedi e c'è un time out da parte di Bolzano. Comunque grandissima, andiamo a sentire grandissimi 5 minuti da parte del Romagna. Grandissimi 5 minuti, andiamo a sentire Alessandro Fusino le sue parole. Allora, parliamo prima difesa, torniamo adesso in 6-0, facciamo cambio attacco difesa fra Mario e Ratto. I due secondi torniamo così alti, Demis torni primo. Attacco, Mario, adesso qua. Va bene, andava bene ragazzi, cerchiamo di metterla dentro. Se esce il tuo attacco, sgracciami. Facciamo Demis senza tempo, come prima che abbiamo fatto. Come Dea le prime. Dea porta quello in centro, però Dea guarda subito qua dopo, di pane sotto. Guarda anche tu. Andiamo, ok? Vai. Va bene, dai. Ciao ragazzi. Campo di nuovo 16-12, la grande prestazione comunque Franco da parte della formazione di Domenico Tassinari, veramente figura. Sta facendo un figurone in queste semifinali, meritando quello che è successo quest'anno. Più che altro conferma anche perché è arrivata prima nel proprio girone, una squadra che non molla mai, sta sempre grandissima ancora con penetrazione. Ancora con il contropiede, l'entrata, il tiro, la rete, bravo Santiago Mannoli a trovare la rete del numero 13, almeno 3 adesso. Sono due gol a parte della panchina, diciamo così, Mannoli e Cavina. Però la Dočić per Turković. Sporcic perde la palla, Gaeta, momento difficile per il Bozen, meno 3, ne deve recuperare la pressione con una grandissima velocità, la palla su Davide Buzzamini e lui a portare la palla al centro, cerca di fare movimento, trovare spazi Rinaldo Ceroni, ancora con Matteo Folli, torna invece Fabrizio Tassinari dentro e questo è ha riacceso il pubblico con questo parziale di 3-0 da parte del Romagna. Buzzamini, l'entrata, ancora lui. Questa è stata una bellissima azione. Grande azione da parte del Romagna, che è sotto di 3 gol, ma sta veramente. Ha fatto la stessa azione di Gaeta. E Sporcic dentro l'area, 7 metri sacrosanti. 16-13, 7 metri, la possibilità di accorciare ancora. Ci va su quel pallone Matteo Folli. La finta, si ripari di fronte a lui, il tiro, la rete, 14esimo gol, 16 per il Bozen, partitone in questa serata, in questa prima semifinale. Siamo lì perché le due squadre si sono praticamente, si risentono, sono fiato sul collo da parte del Romagna sul Bozen. No, sembrava una piega, insomma, sì, non di dico chiusa, però insomma, una Romagna, gestione tutto positiva. Tutto merito del Romagna, un po' ingenuo il Bolzano che l'ha fatta rientrare, però non, come hai detto tu, sta facendo veramente un grandissimo figurone. Gaeta per Sporcic, sotto mano, che grande rete da parte di Sporcic, il 17-14, si fanno sentire nel momento più difficile i giocatori di Alessandro Fusina. Sì. Questa è una gran rete di Mario Sporcic. Palla impressionante che va a tirare il centrale della formazione del Bozen. Fabrizio Tassinari, ancora lui su quel pallone, Bozzamini gli offre la palla, ancora Matteo Folli, Balzamini, Fabrizio Tassinari, l'entrata, ancora Balzamini, il tiro di Balzamini, l'intervento di Sinin Paris, il recupero da parte del Bozen, riparte 17-14, il più 3 con quel momento veramente di pressione da parte del Romagna, con il 7 metri è andato a meno 2 Radočić. Ha fatto bene Bozzamini andar a tirare, però deve essere più convinto, deve andare, perché se tira così l'esperienza di Sinin Paris non ti dà modo di segnare. Portare palla e Starcevic ancora con Sporcic,
scambi veloci, c'è Gaeta, l'entrata centrale per Sporcic, gli va incontro a mettere pressione il giocatore del Romagna, ancora Sporcic, il tiro da parte di Radonjic con questo pallonetto fantastico. Radonjic trova la rete numero 18, lob, che lob veramente. Sono giocatori che fanno la differenza, guarda dove ha messo la palla, grandissima rete di Emissera Domcic. Parziale di 2-0 da parte del Bolzano, ha rimesso un po'. E si è tornata più 4, più 4. In questa fase, quando sono stati giocati 11 minuti di questo secondo tempo. Matteo Folli, Balzamini, a rimbalzare quel pallone, cerca qualcuno. Lo trova adesso, trova Fabrizio Tassinari, il sottomano, Fabrizio Tassinari, che grande rete, quanti sottomano, quante reti veramente di qualità da parte di tutte e due le squadre. Abbiamo esaltato il tiro di Sporcic, ma questo anche con la difesa schierata, un bel sottomano, nulla da fare per Silimparis. Rimane bloccato lì, si vede solo infilare quel pallone dietro di lui, 18-15, veramente una grande partita. Questa semifinale, questa prima semifinale a Castenaso, Palasport prova la velocità, il Bozen ancora con Gaeta. Radomcic si ferma, contro di lui c'è Andrea Dall'Aglio, ancora Gaeta, palla in orizzontale per Sporcic. Grandissima intensità difensiva da parte del Romagna, che sta tenendo testa, sta facendo il massimo sforzo, sta tenendo testa all'attacco del Bolzano. Ancora Sporcic, ancora il tiro, però parata da parte di Davide Tassinari, può riprendere il a mettere pressione, può riprendere adesso la squadra del Romagna, parte in velocità proprio Fabrizio Tassinari, fa rimbalzare quel pallone, il passaggio per Balzamini, il tiro di Balzamini, 7 metri, fallo, c'è un fallo, c'è il 7 metri, ancora un rigore, la possibilità di riavvicinarsi a meno 2 la squadra di Domenico Tassinari. Partita superlativa da parte di tutte e due le squadre. Ancora Matteo Folli, c'è sempre lui su quel pallone di 7 metri. Adesso è Iurina che si oppone. Sì, c'è Iano Iurina, l'altro portiero della squadra di Alessandro Fusina. Matteo Folli, tiro alla rete, il 16° gol contro i 18, di nuovo meno 2. Settima rete, ha ricominciato a segnare Matteo Folli, e quello che dicevamo prima, il Romagna aveva bisogno di lui, e eccovi. Quanto fa male quando mette la palla dentro Matteo Folli. Ancora un 2-0, un contro 2-0 da parte del Romagna, che rimette tutto ancora in bilico. Sporcic per Sarcevic, Sarcevic non sul pallone, salito da Sporcic, vanno in pressione adesso i giocatori del Romagna. Sarcevic, il tiro alla rete, spiazza il portiere, grande rete da parte di Sporcic, 19-16, torna più 3 di nuovo il Bolzano, 13-14 secondi giocati in questo momento di questo secondo questo tempo. È stato un bellissimo lavoro di Starcic, che ha tirato a sé tutta la difesa, e Sporcic con coraggio, quindi vuol dire che non ha più paura, ha ripreso per bene a giocare. Balzamini, Matteo Folli, ancora Balzamini, si blocca, perde la palla, però brutto errore, c'è un fallo tra l'altro da parte di Balzamini, rimasto per terra il giocatore del Bozo, si riparte però con Sarcevic. Nuovo Bozan con Gaeta, è rientrato, prova l'imparata Sarcevic, cioè, però fischiato uno sfondamento, se Dall'Aglio aveva preso posizione chiaramente gli è andato addosso. Matteo Folli, palla un pochino troppo arretrata, deve ripartire da lì, tanto cerca spazio al centro Ceroni, rallenta un po' il gioco, cercherà di ragionare la squadra di Domenico Tassinari nella sfida più difficile contro la squadra sostanzialmente più forte fino al momento della stagione. Non ha perso nelle ultime partite, non ha perso neanche un match la squadra di Alessandro Fusina. 19-16, si riparte di nuovo da Fabrizio Tassinari. Fabrizio Tassinari, il tiro, la parata da parte di Silimparis, il... Ci sono però 2 minuti. Sì, vabbè, l'arbitro ha usato un metro molto giusto secondo me fino adesso, questo forse è un po' esagerato. Se è andato a tirare, l'ha toccato, vediamo se... Sì, oddio, diciamo che l'ha spinto lateralmente, quindi ci può anche stare. Seconda espulsione per lui. Sì, attenzione perché alla terza è... Va a fare la doccia. Seconda sospensione per il giocatore, per il pivot della formazione del Bozen, ancora
la superiorità numerica per Romagna, che può provare a approfittare, sono a approfittare di questo, sì, di questa opportunità. 19-16, meno 3 per due volte, andata a meno 2. Adesso ha due minuti per cercare di accorciare ulteriormente. Questo Tassinari, Bulzamini, Matteo Folli, Tassinari, Matteo Folli, il tiro, la parata da Sirin Paris, grande intervento, il recupero. E poi c'è lui, Sirin Paris, che veramente blocca ogni spazio, non fa vedere la luce a quel pallone. Riparte il Bozo nel 19-16 di questa prima sfida dei semifinali tra queste due formazioni. Si rigiocherà a maggio. Difterà sulle due vittorie la differenza reti, ovviamente. Scambio tra Stancevic e Turković. Turković a capire il gioco per Gaeta, cerca spazio, intanto Radončić quasi in posizione di pivot, prova a allargare con Turković, subisce un fallo con Stancevic, il tiro da lontano di Gaeta, però se ne va lontano dalla traversa. Riparte il Romagna, sempre Matteo Folli, posizione centrale, fa ribassare quel pallone, ho visto Tassinari, palla forse, peccato perché c'è un'infrazione da parte del Romagna, sprecato, anche perché insomma una squadra che comincia, non voglio dire che comincia a mancare il fiato, però insomma i ritmi sono forsennati in questo secondo tempo. Siamo alla metà del secondo tempo, 15 si lamenta Tassinari sull'infrazione fiscata, però non forse c'era, l'arbitro era vicino, ma troppo vicino, con Sporcic, grande palla su Turković, è stata deviata da parte di Dallaglio, quindi c'è la rimessa a favore proprio del Bozen. Radončić con invece Turković verso Sporcic. Turković riproduce a Ceroni, entrata, viene placcato, viene bloccato, si riprenderà da 9 metri con sempre Turković e Sporcic. C'è gioco passivo, devono concludere in fretta i giocatori del Bolzano, c'è ancora un fallo, però rimane sempre il gioco passivo. C'è 9-16, 17 minuti giocati in questo secondo tempo. Il tiro alla rete, grande rete da parte di Turković, il ventesimo, torna più 4 di nuovo. È stata ingannata la difesa perché tutti si aspettavano il tiro di Gaeta, invece la palla è stata data a Turković, si è girato vicino alla testa a Tassinari, nulla da fare per lui. 20-16, il Romagna ci riprova di nuovamente ad accorciare, l'ha fatto per bere ben due volte, a meno 2, ma il Bozen non l'ha risparmiata. Fabrizio Tassinari, entrata di Tassinari, troppo solo, non ci va nessuno su quel pallone, poi è bravo a difendere proprio il NS Innereber. 20-16, di nuovo Tassinari vicino a lui, Rossi prova a girarsi, Ceroni, il tiro, c'è un fallo, sfondamento da parte del pivot della formazione del Romagna, i fischi del pubblico, ma si riparte in velocità con Dallago, gli va incontro Sporcic, rimane in pressione comunque la formazione del Romagna, adesso ritorna in linea sulla curva del 6-0 a difendere la propria porta dalla pressione delle Bozen e Gaeta. Sporcic, di nuovo Turković, Sporcic chiama lo schema, Sporcic si va a vedere da dove, c'è posizione centrale, lo scambio con Turković, dall'altra parte c'è Gaeta, l'entrata, il tiro sotto il 7, grande palla da parte di Gaeta, il 21-16, adesso aumenta la pressione, Gaeta, e va facile, più 5 il Bozen. Gol facile non ne fa, questa è una penetrazione stupenda da parte di Felipe Gaeta, quinta rete per lui, allunga più 5, deve reagire Romagna. Fabrizio Tassinari perde quel pallone, deve scivolare Bulzamini, uno contro uno con Radončić, l'entrata, ma deve tornare indietro, c'è per un fallo da parte di Radončić, si riprenderà da lì il pallone per Andrea Dallaglio. Fabrizio Tassinari, ancora Rossi, la velocità, Bulzamini, il tiro, grande palla mette dentro Bulzamini per il Romagna, il 17° gol, sopra il muro ha tirato, nulla da fare per Sirin Paris. Bulzamini, bella rete, ha spiazzato tutti. Vuole rimanere attaccata alla partita Romagna. Ce ne sono due poi, tra l'altro, di Bulzamini, Gianni e Davide, quello che ha segnato è Davide. Andiamo a specificare come ci sono tanti Tassinari in campo nella squadra di Domenico Tassinari.
balzare il pallone, c'è Gaeta, una finta, viene placcato da Bulzamini, trova l'entrata ancora di nuovo con Sporcic per Gaeta, la finta di Gaeta, il va a mettere dentro un grande gol di forza, di prepotenza, lo voleva e l'ha realizzato, il 22esimo gol per il Bozen. Finta di tiro e penetrazione. Guarda che penetrazione. Bravo. Due giocatori su due difensori addosso. L'uomo di gomma non lascia mai. C'è Rossi con Fabrizio Tassinari, scambio ancora con Tassinari che parte da lontani, controllato a vista da Radocic, posizione di ala di terzino destro, placcato adesso da Turkovic, c'è la posizione. Ventesimo, 10 minuti al termine, meno di 10 minuti al termine di questa sfida, di questa prima sfida di semifinale, di semifinale playoff scudetto tra Romagna e Bozen, in casa del Bozen. Rossi in orizzontale, il tiro in diagonale se ne va da parte di Andrea Dall'Aglio, il pallone out, il Bozen adesso che può anche respirare, ragionare, anche se lo ripetiamo, insomma alla fine in caso di una vittoria per parte la differenza reti conterà, e quindi insomma se uno riuscisse ad arrivare con margine buono alla seconda sfida è già cosa importante. Sporcic, Gaeta, Sporcic, Turkovic, ancora Sporcic, Sportic, la finta, Gaeta, il tiro, la rete, grande rete ancora di Luis Felipe Gaeta. Lui è in una forma strepitosa. Sì, ha vinto due scudetti e due Coppe Italia con Conversano, tra due scudetti e tre Coppe Italia proprio con Bolzano, insomma grande giocatore. Lui ha avuto delle difficoltà per problemi fisici, però se in forma è il giocatore che fa la differenza. Adesso Domenico Tassinari ci vuole parlare su. E noi l'andiamo a sentire. Adesso teniamo noi il gioco. Stanno tiro, ok? In difesa, voglio due minuti che gioca lui. Queste uscite, se arriva, adesso stanno giocando con destro di mano, Dejan, con questo qua alto qua, che ti viene sempre così forte, prova a giocarci come hai fatto in anticipo col mancino, ok? No, viene questo qua destro. Un po' più lungo, un po' più lungo in attacco. Va. No, bene. Però se siamo vicini, non in palleggio, se siamo vicini. Prima in due minuti ci hanno recuperato tre gol. Ehi, adesso. Dai. Ecco, ecco! Facciamo il 6-8. Di nuovo in campo. Dopo il time out di Domenico Tassinari, 23-17, diventa di nuovo tutto molto difficile perché sono di nuovo 6 le reti di ritardo per il Romagna. Comunque ha fatto un grandissimo sforzo, ha accelerato quando c'era da accelerare, poi è chiaro la pressione la subisci a una squadra come quella di Alessandro Fusina. Fa fatica. Sì, deve fare tantissima fatica perché non ha, ripeto come abbiamo detto all'inizio, non ha terzini di ruolo. Matteo Folli è diventato il miglior marcatore, dovrebbero essere 8 le reti per Matteo Folli, grande qualità, grande realizzatore in questa sfida, 23-18. Sì, tutte reti in penetrazione tranne un paio di Bulzamini che ha tirato da fuori, però quando devi andare sempre in penetrazione fai tantissima fatica, mentre Bolzano ha tantissime soluzioni. A girare le palle Sporcic ancora per Turkovic, Sporcic, Gaeta, l'entrata di Gaeta, una finta, poi Sporcic, il tiro di Sporcic, se ne va il pallone, nettamente chiede un fallo, però Sporcic chiede un fallo che non viene rilevato, recuperare quel pallone, butta via un po' la palla e si arrabbia anche il papà di Davide Tassinari, fallo dall'altra parte. Continua a urlare Domenico, è il nipote, non è il figlio, Davide Tassinari, si arrabbia comunque Domenico Tassinari per quel rinvio così non troppo attento. Il figlio è Fabrizio Tassinari, il centrale della formazione del Bozen, scusate, del Romagna, ancora con il Bozen invece in attacco. Turkovic, il fallo nell'uno contro uno, ovviamente blocca l'azione Buzzamini. Ancora però Bozen, Sporcic va incontro a quel pallone, ancora Bulzamini, Gaeta taglia verso Turkovic,
il tiro di Turković, una grandissima palla da lontano, mette dentro Turković la rete numero 8, pareggia i conti proprio con Matteo Folli. Beh, diciamo che Tassinari, Davide, primo tempo aveva parato tanto, secondo tempo anche lui ha sentito un po' troppa pressione, non riesce a, ad aiutare i compagni come vorrebbe. Meno di 7 minuti al termine, Fabrizio Tassinari, ancora lui, Radocic, grande e questa è una bella grande giocata, azione da parte del pivot, da parte di Ceruni, a mettere dentro il 19esimo gol per la formazione di Domenico Tassinari. Non molla comunque il Romagna, vuole uscire veramente a testa alta da questa sfida, più vicina possibile alla formazione del Bozen, e poi vedremo cosa succederà. Quinta rete per Ceroni, bella partita anche la sua. Turković per Sporcic, Gaeta, palla in mezzo alle gambe, che grande azione. Il c'è però dovrebbe esserci 7 metri, metri per che, difesa in area, gran palla di Turković per Innerebbe sotto le gambe. Eccolo qua nel girarsi, è completamente dentro l'area. Peccato Buzzanini, che non siamo riusciti a rivedere quel momento dell'assist, la palla in mezzo alle gambe con Innerebbe, che poi è stato buttato giù. Radocic c'è la finta, il tiro, la palla che viene parata da Davide Tassinari, poi rimbalza, ce l'ha messa sul suo lui piede, dentro praticamente, ha segnato lui. Davide Tassinari, 25-19, torna più 6. Adesso Fabrizio Tassinari, l'entrata di Tassinari, il passaggio per Buzzanini, ma c'è un fallo. Mancano 5 minuti e 15 secondi al termine di questa sfida. Il tiro alla rete, grande rete di Buzzanini, il 20esimo gol per la squadra di Domenico Tassinari. Questo è un bellissimo sottomano lungo, Silimpares si è buttato sul primo palo, gliel'ha messa lunga, molto molto bravo. Sporcic per Turković, Radocic. Adesso c'è una 5-1 di sì, va in pressione, diciamo, in pressione su Turković e Rossi. Sporcic che controlla i portatori di palle, in questo caso Sporcic dall'altra parte, azione concreta che viene bloccato, viene bloccato praticamente il braccio, il fallo netto, si prenderà da 9 metri sul pallone proprio il NS Innerebener, il pivot, tra l'altro è pivot di casa. Ancora Sporcic, Radocic viene messo giù, anzi no, perché viene fischiato un fallo contro, attenzione però, Radocic rimane a terra, insomma, dolorante, veramente dolorante su questa azione, insomma, da rivedere questa situazione. Fischiato uno sfondo, eccolo qua, vediamo un po', grande palla da parte di Sporcic. Beh, diciamo che il corpo di Radocic è andato avanti, è solo col ginocchio che ha chiuso, però non era lo sfondo e deve essere, il giocatore deve essere in posizione. C'era Ceroni, l'uomo era Ceroni, se possiamo qua rivedere, guarda, non era completamente davanti. Insomma, io voglio dire che sono d'accordo appieno con gli arbitri, però insomma effettivamente pensavo fosse, comunque speriamo non si sia fatto male, soprattutto sì, la certo, certo, perché sì, il colpo l'ha preso anche ricadendo. Però insomma, lo sfondo deve essere che il giocatore è fermo di fronte sostanzialmente, qua era diciamo al limite, dai, era al limite con Radocic, adesso intanto si rialza, smorfie di dolore per Demis Radocic, classe 88, quarta stagione a Bolzano, ha vinto 7 Coppe Italia consecutive con Casarano, con Versano e Bolzano, l'ha vinta proprio quest'anno l'ottava contro la sua attuale squadra, 6 gli scudetti in carriera, giocatore della nazionale, insomma, bel talento. Ritorna a giocare sul 25-20 con Fabrizio Tassinari, fa pressione da Doncic, c'è però un time out che noi andremo a sentire adesso. 4 minuti al termine di questa sfida, avanti 25-20 il Bozen su Romagna, in casa del Romagna. Cerca di non aprirti lì al centro, capito? Cerca di non aprirti, perché stiamo soffrendo questo gioco col pivot qua, questa finta di qua, cerchiamo di non aprirci, rimaniamo anche così al centro, va bene? Ok? In attacco passivo, ragazzi, sì, in attacco lungo e continuiamo a prendere Dejan
e facciamo due croci, sempre andiamo a lungo, va bene? Finché continua sempre col pivot tra primo e secondo. Okay. Dejan, non per forza devi passare la palla. Vai più largo. Vai più largo. No, se giocano col pivot. Se giochiamo col pivot. Ancora 25-20, di nuovo in campo, abbiamo detto meno di 5 minuti al termine di questa sfida. Ho preso Tassinari, Buzzamini su quel pallone, ancora Buzzamini, Radocic cerca di mettere pressione con la 5-1, escono fuori i giocatori del Bose, Buzzamini cerca di trovare lo spazio, prova l'entrata, il tiro, però c'è un'infrazione, ci sono passi per Buzzamini e si riprenderà col Bose, i fischi del pubblico, il pubblico di casa, eccolo qua, andiamo a rivedere. Sì, i passi c'erano, però c'era anche il fallo del giocatore che ce l'aveva addosso. Sporcic per Turković, Gaeta. Sporcic adesso va in pressione, ovviamente anche Rossi con la 5-1, va in pressione anche dall'altra parte, cercano di dare pressione sui portatori di palla. Sporcic, ancora lui per Gaeta, posizione centrale, si allarga Gaeta, il tiro di Gaeta viene buttato giù, perde il tempo, non riesce ad arrivare su quel pallone proprio Denis Radovcic, si riparte dal 25-20 con Davide Tassinari a rimettere quel pallone per Fabrizio Tassinari e a dare velocità a Buzzamini. Ceroni, Buzzamini, l'entrata, ma troppo una solo furia, riesce a, da solo a trovare questa rete, la 21esima al meno 4, prova veramente tutto quello che può in questi ultimi minuti, questi ultimi 3 minuti finali. Grandissimo Davide Buzzamini, una furia, sta trascinando i compagni questo secondo tempo, soprattutto nei momenti decisivi quando stanno in difficoltà, è lui che va dentro e adesso Fusina, time out Fusina, c'è il time out 25-21, meno 4 per il Romagna. Intanto Radocic continua a lamentarsi con gli arbitri, cioè, bisogna stare attenti perché insomma sentiamo la panchina, non riusciamo a sentire la voce del... Torniamo invece in campo, 25-21, anche se Fusina continua a dare indicazioni ai suoi ragazzi che adesso si rischiano in campo. 25-21, massimo sforzo per il Romagna, è il terzo strappo consecutivo nell'arco di questa seconda parte del secondo tempo che prova a fare il Romagna in una condizione difficile, una panchina più corta, senza fiato, con una squadra che sta mettendo pressione, quella del Bozen dal lago. Radocic, l'entrata di Radocic, c'è il fallo, mamma mia, due minuti su Rossi, ci saranno sicuramente su Rossi il 2 minuti, eccolo là, si consulta col secondo arbitro, gli arbitri lo ricordiamo ancora una volta di questo match, Simone Zendali e Stefano Riello. È stato ingenuo Rossi perché in penetrazione ha preso il braccio davanti a noi, si è vista chiaramente gli ha preso proprio il braccio e braccio maglia, insomma l'ha girato. Intanto rimane a terra un giocatore del Romagna, non riesco a capire dove ha preso il colpo, dovrebbe essere Buzzamini, sì, l'autore di quella di alcune reti, le ultime molto belle, molto incisive. Eccolo qua Rossi che lo viene prima spinto, ma anche Buzzamini forse prende con le gambe di sì, mentre andava in elevazione è stato con le gambe Radovcic. Sporcic per Gaeta, Turković, Sporcic, ancora Gaeta, non tentava entrata, Sporcic lo scambio con Gaeta, con Turković, viene messo giù il pivot. Sì, ci sono due minuti, ci sono due che è davanti a noi, è completamente dentro l'area Ceroni. Netto da parte di Ceroni, ecco qua, lo vediamo. Fallo, attenzione perché c'è, gli passa davanti e dentro l'area. Ancora un'inferiorità numerica, che grande opportunità adesso per il Bozen di... adesso si fa dura per Romagna, sì. Però è chiaro che l'amico Tassinari e la sua squadra stanno rischiando perché sanno
cosa vuol dire riuscire magari ad avvicinarsi. Devono stare sempre al limite, intensità grande, nulla da dire, hanno fatto una grandissima figura i giocatori del Romagna, quindi nulla da dire, è chiaro che devono stare sempre al limite. Turković per Radocic, ancora Turković, Sporcic, Gaeta, Sporcic, Turković, passaggio per gran parata, tiro da parte di Radocic, la deviazione di Davide Tassinari sul palo e poi la palla se ne va out, il 25-21 si riprende da lì, prova a partire da lontano Matteo Folli. Ci voleva per Davide Tassinari una parata perché ha bisogno anche delle sue parate il Romagna. Però con Bulzamini, Fabrizio Tassinari, Bulzamini. Un minuto e mezzo. Eh sì, manca pochissimo al termine di questa sfida. 25-21 per il Bozen. Fabrizio Tassinari, 1 contro 1 con Radocic. Entrata, il fallo. Ancora Fabrizio Tassinari su quel pallone. Se ne va da solo, l'entrata, ancora un placcaggio. Comunque ancora tanta energia Tassinari. Mamma mia. Va ancora uno contro uno. Quanto fiato. Sto folle. Ha centellinato il secondo tempo facendogli fare solo giochi in attacco, però. Ancora lui che va dentro. Fallo. È sempre lui veramente a testa alta con grandissima grinta. Fabrizio Tassinari. Da solo. Sarà Bulzamini a tirare. Bulzamini il tiro deviato, la palla per Silimpari, si riparte il Bozen quando siamo nell'ultimo minuto di questa sfida. Radocic per Gaeta. Radocic, ancora Gaeta, entrata e il tiro, la rete da parte di Turković, il croato, va a prenderci il classe 87, l'idolo croato, gioca con la nazionale italiana, il suo quarto anno il campionato italiano, è dubbiamente uno dei migliori atleti in circolazione del non rete per lui campionato, 9 gol per Turković, 26-21, ma una grande partita in questa serata, in questa prima semifinale scudetto. Prova ancora Fabrizio Tassinari, non molla un pallone. Non molla un pallone. Se la stanno mettendo. Sono stati incommiabili i giocatori del Romagna. Hanno fatto una grandissima partita, tutto cuore. Grandissima. Hanno messo onorato, il cuore oltre l'ostacolo. Stanno onorando veramente Fabrizio Tassinari. Lo meritava. 22esimo gol. Il meno 4. E non è cosa da poco contro il Bozen, che prova a partire in contropiede. Arriva la terza sirena. Rete. Terza rete per Tassinari, ma meritatissima. 26-22 vince il Bozen questa prima sfida, ma dobbiamo dire grande Bozen, perché lo sapevamo, ha dimostrato che squadra è, ma hanno essere vinto lì con 4 gol di svantaggio solamente, lottando fino all'ultimo pallone, onore a questa squadra, onore alla squadra di Domenico Tassinari. Guarda, insomma una bella partita, no? Hanno vinto, ma non stravinto, è stato tutto merito in Romagna. Il Bolzano ha dimostrato la propria solidità, è stata veramente tosta come squadra, però il Romagna ha tenuto testa senza avere terzini di ruolo. E qua subito un protagonista, Matteo Folli, tanti gol. Io la cosa che proprio mi viene da dirvi, complimenti, perché giocare contro questa squadra, che insomma è la squadra che dicono favorita per la vittoria del campionato, a testa alta fino all'ultimo senza mollare mai un pallone, non è una cosa da tutti i giorni. Diciamo che è sempre stato, tutto l'anno abbiamo giocato in questo modo, abbiamo sempre cercato di dare il massimo fino alla fine tutte le partite. Oggi sapevamo che dovevamo dare forse il 200% per provare a vincere e fare il risultato. Sono una squadra fortissima, merito a loro, ci abbiamo provato, state fatto quello che potevamo. Ormai non siete più una sorpresa, perché abbiamo detto all'inizio che eravate una sorpresa, arrivare così a questi playoff, meritate a pieno titolo questa semifinale, complimenti, ve la potrete giocare fino in fondo, sarà dura ovviamente a casa loro, però vi presentate con un meno 4 dal punto di vista, certo serve una vittoria, però con un meno 4 ve la giocherete comunque a testa. Sicuramente non andiamo per perdere e lasciare andare la partita, ci proveremo anche là, sappiamo che sarà ancora più difficile che qua in casa, perché la trasferta è sempre più dura, però noi ci proviamo. Grazie Matteo, un bocca al lupo e complimenti per la prestazione, veramente. Grazie. Dejan Turković, grande protagonista di questa sfida, grande protagonista. Dimmi, io partirei da una cosa, perché il Bozen lo conosciamo, sappiamo che squadra è, siete una squadra di grandi talenti, però va messo in difficoltà il Romagna. Il Romagna sì, sicuramente ci hanno messo in difficoltà, trascinati da un bellissimo pubblico, non avevano, penso che loro sono entrati in partita come se non hanno niente da perdere. Se mi ricordo bene non hanno perso una partita in casa durante tutto il campionato,
Niente, abbiamo fatto un buon risultato, tra 10 giorni ci giochiamo a Bolzano, noi possiamo fare sicuramente di meglio, penso che lo dimostreremo giocando in casa. Una grande partita la vostra, soprattutto perché avete saputo cambiare ritmo quando loro si riavvicinavano e avete capito soprattutto dall'inizio della partita, quando loro riuscivano ad andare in velocità, a mettergli pressione con una 5-1 piuttosto che farli giocare e lasciargli spazi. No, loro giocano molto una bella pallamano, veloce e organizzata. Come ho detto prima, un po' ci hanno sorpreso e niente. Franco, una domanda. No, io sono entrati in partita come hanno meritato il plauso di tutti, perché sono entrati molto molto concentrati, soprattutto forti in difesa, al limite sempre dei due minuti. Forse siete stati un po' sorpresi con la 5-1, metà del primo tempo l'avete rimessa in difficoltà, però forse c'è stato un momento che sul più 6 che pensavate che forse era fatta, invece loro sono rientrati, c'è stato un momento di così di defiance da parte vostra. Sì, queste partite si giocano, sono due partite, no, alla semifinale. Certo. Non si risolve, noi volevamo risolverla per forza tutta stasera qui. Abbiamo fatto un bel risultato, forse potevamo fare un po' di più. Però come ho detto, portiamo a casa un più 4 e è una vittoria soprattutto, insomma, certo, importante. Certo. No, è andata bene. È andata bene. Grazie Deana, complimenti. Grazie. Per questa vittoria, bocca al lupo per la sfida di ritorno. E adesso abbiamo uno dei protagonisti di questa sfida, il Demis. Quante botte hai preso? Insomma, devo dire che un paio di interventi tosti su di te ci sono stati, eh? Sì, ma fa parte del gioco, in partita normale magari reagire in un certo modo, comunque se fa male anche rimanere a terra, però è normale, loro hanno giocato la loro partita, un'ottima squadra, noi siamo stati bravi all'inizio a non ecco, mollare subito ed è andata bene. Grande reazione, la qualità della vostra squadra è uscita fuori nel corso del match. È una squadra tosta da affrontare questa Romagna, veramente fino all'ultimo con Tassinari che ha messo dentro e ha accorciato nel punteggio. Sono 4 reti, ma soprattutto non è tanto la distanza nel punteggio che avete trovato la prima vittoria, insomma, che quello è determinante, perché comunque al di là della doppia partita, insomma, bisogna cominciare bene e cominciare con una vittoria. Sì, ma noi sapevamo che una squadra come Romagna non vince un girone, ecco, per caso, ha vinto tutte le partite, ha perso solo una partita con il Carpi, che è una squadra fortissima, quindi sapevamo a cosa andavamo incontro. C'era un bel ambiente, un ottimo pubblico, ottimo arbitraggio, due buone squadre, penso che è stata una bella partita. Una domanda veloce da parte di Franco. Questi sono entrati in clima playoff, questa è stata veramente l'antipasto, diciamo così, di quello che dovrà succedere. Sì, dopo 2 settimane non è facile subito entrare in questo clima, però ecco, infatti all'inizio abbiamo risentito un po', però siamo stati bravi e adesso è ancora tutto aperto, è ancora 60 minuti. Grandissimo Gaeta. Sì, Felipe, anche Dejan, ma anche il nostro portiere, ma tutta la squadra, bene. Penso abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto un punteggio basso, abbiamo preso pochi gol. Sì, io sono contento, ecco, però ancora è tutto aperto. Grazie a te, complimenti per questa vittoria. Noi tanto adesso siamo alla conclusione di questa diretta, una bella vittoria, ma soprattutto una bella partita, perché il Bolzano ha vinto, una squadra che non scopriamo oggi, perché insomma non la scopriamo oggi per quello che ha fatto quest'anno, per quello che sta facendo in questa stagione. La sorpresa rimane, ma non è più una sorpresa, come ho detto, con i giocatori del Romagna. Questa è la formazione di Domenico Tassinari, che ha giocato una bella partita, ma soprattutto perché penso anche per il pubblico è stato un grande divertimento. No, Bolzano ha dimostrato la sua solidità, perché qua non era facile. Il Romagna non è una sorpresa, i risultati che ha avuto nel girone con le vittorie del Carpi sono stati tutti meritati, oggi l'ha riconfermato. E noi ringraziamo Francesca Portinari per la regia. 26-22 vince il Bolzano in questa prima sfida di semifinali playoff scudetto. Un saluto a Maurizio Colantoni, Franco Chionchi sempre con noi su Resport.